Siamo con Pier Giorgio Gili, che è il presidente dell'Associazione Amici Parkinsoniani in Piemonte. E a lui vogliamo chiedere, all'interno di questo convegno che si tiene tutti gli anni e che riguarda la malattia di Parkinson, quali sono i cambiamenti che lui ha visto svolgersi, ha visto accadere rispetto agli anni precedenti e se c'è qualcosa di nuovo nel convegno di quest'anno, nelle tematiche che vengono affrontate, anche a livello di ricerca e di dati. Il convegno di quest'anno ha un'impostazione che è totalmente nuova e direi anche inusuale, nel senso che i convegni normalmente sono impostati sulla possibilità di una terapia per il malato. Sintomi, terapia farmacologica, chirurgica, eccetera. Questa volta abbiamo voluto focalizzarci sul problema della qualità della vita. Noi sappiamo che i malati di Parkinson, dopo un certo periodo di tempo, diventano individui particolarmente fragili e particolarmente vulnerabili. Quello che noi vorremmo ottenere da questo convegno è lo slancio verso quella che io ho definito nell'introduzione l'endurance dei malati. Cioè noi vorremmo che i malati, invece di racchiudersi in se stessi, soffrire in silenzio dolori, insonnia, eccetera, riuscissero a vincere questi sintomi attraverso, non sappiamo ancora bene cosa, forse dei programmi riabilitativi per il contenimento di questa disabilità. Programmi riabilitativi di cui possiamo contare mille proposte, ma che sono proposte che devono essere analizzate, selezionate, alcune di loro ancora validate, e poi applicate selettivamente ai pazienti a seconda della tipologia della malattia di Parkinson, perché malattia di Parkinson ve ne sono tante quanti sono i pazienti malati. E quindi bisogna scegliere tagliandola proprio tailoring sulla figura del paziente, sulla persona del paziente. Quindi vogliamo attivare un'attenzione pubblica verso il programma riabilitativo. Vogliamo insomma far durare molto di più i nostri malati con autonomia, con piacere di vivere e con la possibilità di restare a casa loro e di condurre comunque una vita sociale sufficiente. Ecco, dal punto di vista della percezione sociale di questa patologia, di questa malattia, lei nota che negli anni sia cresciuta la consapevolezza e la conoscenza delle problematiche legate alla malattia o a livello proprio di percezione sociale ci sono ancora delle lacune di conoscenza e proprio di consapevolezza? Ma io sarò un po' brutale nella risposta. Questo è il primo anno in cui i nostri responsabili della sanità piemontese non sono presenti al nostro convegno. E io credo che questo sia estremamente significativo, non solo dei tempi, perché noi capiamo le difficoltà, capiamo gli sforzi che si stanno facendo per ricondurre la sanità entro i binari della sostenibilità, però non accettiamo che questo significhi rompere il dialogo con i malati e rompere quindi quella tensione che assolutamente ci deve essere da parte di chi ha la responsabilità di curare. Quindi direi che la malattia di Parkinson è cresciuta come consapevolezza nell'insieme dei malati. Le associazioni si stanno facendo carico di portare avanti le istanze più urgenti, però la sanità pubblica in questo momento è assolutamente assente e sorda. Un'ultima domanda proprio a livello del problema della comunicazione. L'Ordine dei Medici di Torino, come lei sa, perché ha partecipato all'incontro del 28 novembre e insomma ci siamo confrontati su diversi aspetti, ha messo in piedi questo progetto di comunicazione con le associazioni. Ecco, la domanda è su questo. All'interno di un'associazione di malati, come può essere l'Associazione Amici Parkinsoniani in Piemonte, quanto conta e come viene svolta, se viene svolta, la comunicazione tra i malati e con le istituzioni?
istituzioni. Cioè, ci sono dei modelli percorribili più efficaci o che lei si sente di poter suggerire, o c'è magari una sinergia che si può mettere in atto per migliorare anche questo livello di condivisione? Noi chiederemo nella serata l'istituzione di un centro Parkinson regionale. L'abbiamo già chiesto alla fine di novembre nell'ultimo convegno dell'anno scorso, la richiederemo adesso perché riteniamo che solo attraverso la concentrazione in un centro ben noto, ben etichettato, sarà possibile trovare da un lato la possibilità di creare delle proposte, quindi delle proposte serie, delle proposte condivise con i medici, delle proposte che comunque tengano conto appunto delle necessità dei pazienti. E dall'altro lato, da parte dell'autorità, sarà anche più facile avere un'attenzione verso un centro istituzionale che raccoglie tutte le esperienze e raccoglie lo stato dell'arte, diciamo, delle cure della malattia. Quindi a cui potranno riferirsi anche i medici di base, per esempio, perché i medici di base hanno sicuramente delle problematiche nel curare questa malattia, non hanno un punto di riferimento se non qualche neurologo amico. Avendo un'istituzione di questo genere si potrebbe ottenere una migliore comunicazione. Grazie. Grazie a voi.